con uno dei suoi numerosi capolavori, come nelle favole, a tali e quali Vasco Rossi. Quello che potremmo fare io e te, senza dare retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te, senza pensare a niente, senza pensare sempre, quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare. Sai che ho pensato sempre, quasi continuamente, che non sei mai stata mia. Me lo ricordo sempre, che non è successo niente, dovevi sempre andare via. Io e te, io e te, dentro un bar a bere e a ridere. Io e te, io e te, a crescere i bambini, a avere dei vicini. Io e te, seduti su divano a parlare del più e del meno. Io e te, come nelle favole, sei. Quello che potremmo fare io e te, sono sicuro, quello che potremo fare io e te, non si può neanche immaginare. Io e te, io e te, a crescere i bambini, a avere dei vicini. Io e te, io e te, sdraiati sul divano. Prendi pure il microfono. Vieni, Mano, vieni. Goditi questa ovazione. Maurizio, voglio iniziare da te. Ma io ho trovato... no, non ci sento. Ci sentivo. Hai lasciato la cuffia. La cuffia. Allora, postura perfetta. La vocalità è ottima. E c'è anche... c'è la gestualità, forse... c'era, ho avvertito un po' di timidezza, ma è straordinario perché è riuscito a tirare fuori l'anima di Vasco. Un po' di, scusa Maurizio, non ho capito, un po' di? Timidezza. 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 Non capivo la parola. No, scandisci quando parlo. Tu devi scandire quando parlo. Ah, quando parli tu devo scandire scandicci. Io. Scandicci. Vicino. Giorgio. Ma io devo dire, qua veramente un po' un Vasco un po' distante dai concerti da qualche anno, un po' fuori forma, però hai fatto bene a scegliere di non mettere gli occhiali, per esempio. Io mi sono detto, ma perché non è entrato con gli occhiali? Invece lo sguardo, gli occhi, volevo, ci tenevo a essere senza occhiali, la prima volta. No, hai fatto bene, hai fatto bene. Hai fatto benissimo, somigli, non c'è problema. Sei stato un comandante perfetto, bravo. Loretta. Bravissimo, proprio bravo. Mego, mi hai fatto a parlare Emiliano, te che vieni da Palermo, veramente. Vengo da Palermo, ma veramente non me lo so spiegare neanche io. Guarda che hai detto io e te sempre, io e te sempre, dall'inizio alla fine. Quando Vasco una volta ha cantato anche in siciliano, Messina ci ha fatto questo maestro. No, volevo dirti che siccome tu avevi detto che ti sarebbe piaciuto somigliare tanto a Vasco quanto Raminale... assomigliato al nostro Freddie Mercury. Sì. Io penso che sei sulla buona strada. Mo l'Oscar non lo so. Però ci la siamo. La paura è quella di scimmiottare. Stare sempre attento, certo, non esagerare. No, non hai fatto niente che sia stato
caricaturale. Esatto, esatto. Caricaturale. Sono curioso, ecco. Adesso di sentire cosa ne pensa l'istrice di Catania lì come. Allora, ecco. Devo dire che mi sei molto piaciuto. Eccoci. Allora. Avrei messo un po' più di grinta, sei stato intonatissimo, però mi è mancata l'anima rock di Vasco Rossi. Però te la sei cavata, te la sei cavata molto bene. Ci sono i coach che mi guardano che come se mi volessero uccidere, è normale. Però io te lo dico sinceramente, il mio giudizio è quello che sento io. Se io ti dicessi tutto positivo, no. Sei stato no, bravo. Comunque la cosa importante è che sei entrato nel personaggio, anche con un po' di anima rock, un po' meno, però hai centrato il corpo. Vai, accomodati pure.